Goldie, chi sei tu? Voglio dire, chi sei veramente? Non avevo mai parlato con nessuno del mio spirito guerriero, ma tu sapevi tutto. Com'è possibile? Devi aver faticato un sacco per riuscire a risvegliare il tuo spirito guerriero. Quindi non usarlo è uno spreco, non ti pare? Non ci pensare, l'importante è mettercela tutta. Scansione avversari, ultra evoluti. Avvio modalità battaglia. Avete alterato la linea temporale principale per cercare di eliminarci, ma non ce la farete, è impossibile. Non riuscirete a sconfiggere Arion e la sua squadra. La tua analisi è errata. La nostra vittoria ha una probabilità di riuscita del 100%. Non credo che siate venuti qui solo per dirci questo. Che intenzioni avete? Volete distruggerci? Oggi non ci va, nonno. Anzi, sei proprio fuori strada. Speravamo di poter trovare un modo di coesistere. Abbiamo una proposta per te. Ti conviene ascoltarci. Beh, più che altro è un'offerta che non puoi rifiutare. Capitolo 9. I cavalieri della tavola rotonda. Benvenuti amici miei in questo nuovo appuntamento con Inazuma Eleven Go Chronostones Randomizer, capitolo 9, uno dei capitoli più belli dell'intero gioco perché mi piacciono le storie fantasy che riguardano il Medioevo. La favola rotonda, se cambi una lettera e metti tavola rotonda, è chiaro che... Cos'è successo la scorsa volta? Squadra perfetta ha detto: ah, vi facciamo vedere i sorci verdi e poi sono fuggiti perché sono arrivati gli ultra evoluti, scappiamo, aiuto! E niente, si sono ritirati anche loro come la Xanark, Domain, quello che era. Beh, forse è successo qualcosa nel loro tempo, 200 anni nel futuro. Una cosa è certa, non lo capiremo standocene qui a riflettere. Beh, più che altro il prossimo incontro, trovare i prossimi giocatori per la squadra invincibile, la nostra squadra. Purtroppo, ragazzi, uscendo un attimo dal roleplay, Arion è un personaggio scritto male, male, male. Per tre capitoli, per 3 anni di scuola, non fa altro che dire: io sono il capitano e devo essere bravo, però Riccardo è più bravo di me. Lascia il posto di capitano. È stata una cosa sbagliata fin dall'inizio far diventare Arion capitano. Perché l'avete fatto? Che motivo c'era? Non c'era motivo. Ma se vi piace Arion va benissimo, il problema è che non è un buon personaggio, tutto qui. Ah, ma a quanto pare sia David Evans. Bene, allora, il nonno fuori classe è un libero, feroce come un animale selvatico, ma sagace come un saggio. E il decimo, il re di tutti i centrocampisti che si innalza e si fa amico della terra per riuscire a compiere ogni suo dovere. La regina dei draghi e Re Artù. Sì, proprio loro. Sono convinto che queste due eminenti figure facciano a caso nostro. Ebbene, ora, il problema è solo uno, amico mio. Non esiste Re Artù. Non è mai esistito. Anche se c'è un dibattito sul fatto che sia esistita veramente una figura chiamata Re Artù oppure no. Ora, David, possiamo davvero andare in una storia fantasy? Come accidenti facciamo ad entrare in una fiaba? Non è una cosa reale, è impossibile. Oh, bravo, Gibbs, tu sì che hai capito tutto. Nei mondi paralleli può succedere di tutto. In altre parole, siamo in un mondo parallelo e non è quello di base da dove siamo partiti. Quindi possiamo viaggiare in una fiaba perché in un universo parallelo Re Artù è veramente esistito e sono esistiti anche i draghi. Va bene. Ok, Lunete ha uno zio straricco che colleziona roba antica? Cosa? Ma se quella non è la vera corona di Re Artù, se non è una corona non partiamo. Non può andare storto niente, male che va non funziona. Se è un falso, che so, ci porterà in Cina, in Taiwan, dove l'hanno prodotta, che ne so. Ci sono tante cose su cui si possono avere pareri discordanti, ma questa le batte tutte. Possiamo andare a Camelot, una nuova... Cioè, Camelot è l'era. Però è un posto, Camelot. Camelot, roccaforte leggendaria, un po' piccola, eh. Viaggiare nel tempo verso una fiaba è davvero folle, anche per noi. E che tipo di persona era l'apprendista? Beh, questo è quello che succede quando si cerca di viaggiare in una fiaba. Aprite gli occhi, giovin signore. Vi prego, svegliatevi. Cosa? Dove? Cosa è successo? Dove sono? Questa è la mia dimora, giovin signore. Siete caduto sulla via proprio dinanzi alla porta. Io mi chiamo Lunete. Con quale nome devo rivolgermi a voi, signore?
Sono Arion Sherwind. Grazie di avermi aiutato, Lunete. È la vera Lunete. Però sono venuto qui con alcuni amici. Per caso sai qualcosa di loro? Degli amici? No, mi dovete perdonare. Eravate solo. A parte un piccolo orso dall'aspetto oltremodo curioso. Un orso? Cioè, è diventato un orso? Ah no, ora si muove. Ma perché? Ah, stava dormendo, ok. Grazie a Artù e alla regina dei draghi, quest'anno la messa sarà molto abbondante, quindi siamo veramente finiti a Camelot. Ah, un baule. Fibre ottiche, non la potrò mai usare. Senza indugiare, andiamo a castello di Artù. Chi è? Colster! No, è Trapper. Perché Colster? Ho letto anche il nome Trapper. Quindi Dimitri è protagonista. Indossiamo gli stessi abiti. Mi sa che sono io l'altro apprendista cavaliere. Perciò cosa sono? Il servo dell'apprendista? Da. Oddio. Shut the fuck up! Bene, possiamo andare quindi a chiedere udienza al re. Ma c'è altro qui? No, non ci si può andare, quindi andiamo. Un po' piccolino questo castello, me l'aspettavo più grosso. Ah, ecco, ora si ragiona. Eccoci a Castello di Artù. Quindi, voi due affronterete la prova per diventare cavalieri. E va bene. Così diceva la storia, dobbiamo affrontare la prova per superare la prova per incontrarci con gli altri. Non è possibile. Ah, guarda un po'. Sembra quasi. Dai, dillo. Dillo, Dimitri, se no lo dico io, eh. Ma siamo gli unici a fare la prova? Sembra di sì. Deve essere Re Artù. Benvenuti, siete voi, giovin signori che aspirano alla mia tavola? Mi mostrerete il vostro valore nella prova dei cavalieri. Prima però incontrerete l'orgoglio del mio regno. Avanti, miei prodi cavalieri! A raccolta! Siamo i cavalieri della tavola rotonda. Se pensate di avere quello che serve per unirvi a noi, date prova delle vostre abilità in battaglia! Oh, ma i cavalieri sono i nostri compagni! Tombola! Già, sono proprio i nostri compagni! Vogliate rendere noti i vostri nomi? Maestà, questo è Feirune e io sono Arion Sherwind. Solo che ci facciamo chiamare in altro modo, Dimitri e Trapper per gli amici. In vero sono entrambi nomi nobili. V'è sempre posto per un prode cavaliere alla mia tavola rotonda, Sherwind e Rune. Metterete al vaglio il vostro ardimento in battaglia contro il fiorfiore della cavalleria britannica. Dunque mostratevi coraggiosi. Siamo pronti, maestà. Molto bene. Che la prova abbia inizio. Per mio decreto, essa consisterà in una partita di calcio. Perché siccome non è successo prima che il calcio fosse anche nell'antichità, durante i nostri salti temporali, sono un po' cinico, sì, perché sono cose che sono già successe, il gioco te le presenta come nuove, non è vero, non sono nuove. Ma direi che possiamo cominciare la partita, no? Ci siamo, dai. Riccardo, ci riconosci, vero? Sì, non ti preoccupare, i nostri ricordi della linea temporale principale sono rimasti intatti. Va bene. Allora, dimmi te, sei il capitano della squadra, ma qui non sei altro che un apprendista. Bello scherzetto, eh? Non fa ridere. Sfida i cavalieri di Re Artù. Ma posso andare a parlare con Re Artù? Voglio parlare con Re Artù! No, voglio vederlo, almeno! Cioè, non parlarci, perché vabbè, devo fare la sfida e poi posso chiedere udienza. Però, vogliamo solo vederlo, quanto è bello, dai. Beh, sono i nostri amici, insomma. Li conosciamo, la squadra è la nostra. Allora, ci provo? È impossibile in questo gioco. Quando non lo faccio, però, allora sì che potevo farlo. Voglio una manovra a tenaglia su entrambe le ali. Va bene. Ma ehi, noi siamo bravi nel dribbling, eh? Che ti aspettavi? Vai adesso, attacca al centro. Non è valido però così, eh. Hanno è virtuoso. Beh, ora fanno gol, quindi. È incredibile. Gli basta un'occhiata per tenere sotto controllo tutto il campo. Come si fa a diventare così bravi? Non avendo plot armor come il tuo? Oh, ok. E si finisce i punti. Però difesa acrobatica è molto bello. Nell'anime è più bello. Devo essere sincero.
Presa! Non puoi tirare tanto. Oh cavolo, però hai un tiro forte invece. E invece no. Cioè sì, ma non abbastanza. Vai con lo spirito guerriero. Lo spirito mezzadriere. Allora, lui ha Robin. Non so per quale ragione gli hanno dato Robin anche nella randomizer. Un po' strano. Ma comunque non è un problema. Allora, aspetta però. C'è un piccolo problemino. Il mio è uno spirito per tirare. Il tuo non è uno spirito per parare, Rosa. Già. E oddio, guarda. Se vai in armatura. Dicevo, se fosse andato in armatura in questo caso e avesse usato una parata potente, avrebbe parato. Perché non è molto forte come tiro quello di Trapper, stranamente. Vorrei evocare pedone bianco, mi conviene? Sì, dai. Chi era? Tenebro cecchino del leone. Ma esiste? A parte che non l'ho mai visto, forse. Se l'ho visto non mi ricordo. E non avevo idea avesse lo spirito guerriero tenebro lui. Cioè, gli ho visto che aveva uno spirito, ma non ho mai letto il nome. Che strano. Allora, fammi un favore, Dimitri. Vieni qua giù. E affrontami Gibbs. Gibbs, oh! Si è rivelato forte sto Gibbs, eh? Grande. Allora, armature. E facciamo magnetism. Cavolo, livello 3 è forte, pedone bianco, eh. Tenebro, sei bello, ma devi andare a dormire. Ah, però, sai cosa? Potevo fargli usare ancora un po' lo spirito, vabbè, tanto mo se lo finisce. Guppela, 640. Vabbè, se l'è finito così, bene, bene, bene. Pensavo durasse un po' di più, ma no, meglio. Guarda, avevo premuto, dico, mo aspetto che mi fa un contatto così posso evitare, invece no. Ho detto, ma no, teniamolo. Che gli fa? Lasciamo, facciamolo andare comunque la palla. Potrebbe rivelarsi una scelta vincente, visto che ora siamo praticamente a centrocampo. Di nuovo? Ma, è qua, eh? Allora, sto cercando di... Sì, dai. Se si potessero scegliere di fare più passaggi, sarebbe una cosa graditissima, ma non si può. No, non consumo i pitti per rievocare lo spirito di... Oh, cielo. Vritra. È un problema, Vritra, sì. Un grande problema. Aia. No. Per questo volevo fare subito un altro gol io. Però, allora, questa proprio, se passa, non va bene. Ovviamente passa. No, Arion. Vabbè, dai. Vado in Miximax con Big. Yeah, bello lui. E guarda, io ti farei una gran stella. Ma chi è Jims che ha meteora dirompente ora? Chi è? Devo usare Jims allora nelle partite. Gol! Così agisce un cavaliere. Non supererete la prova se non continuate a giocare così. Ma stai tranquillo che guarda, ti ho fatto gol prima io, eh. Cioè, devi stare bravo. Allora, tu devi andare qua su, mi raccomando. Allora, posso fare condivisione PT e rianimare quello di Dimitri, perché devo per forza andare avanti. Allora, questo è così, no? Perfetto. No, questo facciamo armatura. Anzi, fermati. Facciamo sia armatura ma scatto repentino. Cerco di evitarlo con la tecnica e con l'armatura che è più forte, a quanto pare, di uno spirito guerriero.
Yes. Vai. E ancora scatto repentino. Ora dovrei passarla a... al mio amico Trapper. Ci siamo con un altro goal. Tiro fantasma, sì, perché a quanto pare perde il tiro in Miximax una volta che finisce l'evento della storia. E questa... Ah, che seccatura. Ok, 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 ok. Allora. Magnetismo, V2. Potremmo fare gol con Dimitar, eh? Potremmo fare gol. Attenzione, potremmo effettivamente fare un bel golasso. Superiamo anche la difesa. Top. Ora tutto sta nel non far subire più nessuna rete a me medesimo. E effetto spirale ha sbloccato. Beh, stoccata di balista V2. Un bel 300 e rotti ci arriviamo. Però era di più di prima. Niente, secondo gol non... Ma dai, ma stordito cosa, stordito? Allora... No. Bene, stordito. Stordito, non può più parare. Non può parare se è stordito. Quindi secondo gol effettuato. No, 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 vabbè, no, dai, no, no. No. No, non è possibile. Vabbè, se è finito lo spirito, Moser è finito. Questi però mi fanno un altro... Ok. Fine primo tempo. Ragazzi, questa è dura, eh. Perché non posso essere come Riccardo? Per fortuna che non lo sei. Ora metto un pochino più veloce la partita perché ormai quello che bisognava fare è stato fatto. Però vorrei fare sempre secondo. E va quel paese, allora. Ma questi non c'hanno tecniche, i miei. È un problema se non hanno tecniche. Questo è troppo forte. E fermatelo! Oh! 14 persone non riescono a fermare un Cristiano. Grandpa Danger che prima sembrava volesse... Questo non c'ha più punti. Mo lo superi. Accidenti ragazzi. Accidentaccio amici miei. Che bisogna fa. Vabbè, possiamo andare pari. Possiamo pareggiare se non altro. Però è difficile questa, eh. Allora, ho ricaricato un po' Trapper con i punti energia per rimanere ancora col Miximax. Speriamo che funzioni. Ok. Grande. No, 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 ma dai, ma non è vero. Santi numi. Consumo ancora i punti, tanto non serve a niente ormai. Abbiamo visto che un altro Pendragon esiste, ma perché? Rimetto Robin, sì, 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 tanto non... Abbiamo visto che non serve, cioè è inutile ormai, cioè non... Questi mi fanno un altro gol. Cioè ormai non ho più... No, 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 no. No, non è giusto per niente proprio. Non è giusto proprio per niente. Sono troppo forte, ho giocato troppo bene con la mia squadra. Ma che spalle. Ci voleva, vero? Vabbè, sono quasi arrivato davanti alla porta. E questo è gol, però... Vado in armatura? No, tiro normale, dai. Poi dopo magari vado in armatura. Ora.
Ora bisogna andare in armatura. Armatura, vai Trapper. Ce la possiamo ancora fare a fare un altro gol, dai. No, 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 la tattica... No, no, tattica speciale, no. No, 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 ragazzi, ragazzi, vi prego, fermatelo. Vi prego, qualcuno lo fermi. Per favore. Ma perché non riuscite a fermare un coso che non ha più punti? Vabbè, questa dai, almeno è parata. 75, ce la facciamo, ok. Non è possibile che io faccio un gol e questi me ne fanno subito un altro. Non è così che funziona. Funziona che io faccio gol e tu te lo prendi e basta e non me lo rifai. Sì, però potevi provarci, sei buttato a terra. Niente, oh, niente, tutta finì così. Per forza così doveva finire, non c'era altra soluzione, vero? Però sono aumentato di livello comunque. Ok, ah, quindi potevo anche perdere. Qual è la sua decisione, maestà? No, no, no. Ciao, ciao. Simpson! Cioè tu mi fai lamentare per nulla? E posso anche comunque accedere alla tavola rotonda anche se mi lamento tutto il tempo? Però 4 gol non vanno bene, eh. Il vero cavaliere è colui che persevera anche di fronte alla sconfitta. Che parole degne di un re. Bravo. La regina dei draghi. E lei rientra nel castello. Volete rivederla? Venite a cercarla nella grotta della tristezza. No, hanno rapito Lunete! Non mi ricordavo il nome. Aver dovuto impedire che un tal delitto si verificasse. Chi osa rapire uno dei miei cavalieri? Si tratta di un grave affronto. Primo cavaliere, chiamate una seduta della tavola rotonda. Sì, maestà. Ma amici miei, io direi che possiamo entrarci dopo nella sala della tavola rotonda. Beh, questo video più che altro era per la sfida contro i cavalieri della tavola rotonda, che non ricordavo ci fosse la sfida, ma... Tant'è, ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito il video, nel prossimo andremo a salvare Lunete, Goldie, chi è, e vinceremo anche la partita contro la ovvia, perché c'è sempre una partita contro la squadra perfetta. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili, se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Wow, speedrun di saluti, ciao!